Ho un percorso in cooperativa che fai 39 anni quest'anno. In 39 anni ne ho viste tante sul discorso dei rifiuti, eccetera. L'iniziativa della regione è stata accolta a pieno subito perché il DNA di Coop stesso è il DNA è sociale. Siamo la più grande cooperativa a livello nazionale, siamo una società prima di uomini che non di capitali e non si poteva che accettare bene questa lodevole iniziativa. Ed è lodevole, lo diceva bene l'assessore, sotto due profili. Sotto il profilo dell'educazione, intanto. E sotto il profilo e l'azione che la grande distribuzione può svolgere con il numero di soci e clienti per noi che abbiamo ogni giorno nei punti vendita per fare tutto quel lavoro che si fa anche di educazione ai consumi, che si fa da anni, eccetera. Avevo un consulente che si stupiva poco tempo fa di come nei focus group, quelle analisi che facciamo sui clienti, i clienti sapessero leggere le responsabili dell'acquisto tendenzialmente. In una società maschilista continuano a essere le donne responsabili dell'acquisto. In questi gruppi fossero così esperte nel leggere il display, il layout, nel leggere le etichette, nel controllare i prezzi, nel fare in questo momento di crisi scouting, guardando i vari volantini in internet piuttosto che non su carta, eccetera. E non c'era da stupirsi, se è 20 anni che facciamo formazione per insegnargli queste cose, i bimbi crescono e a un certo punto i bimbi di ieri sono i consumatori di oggi e quindi l'attenzione, dico sempre, noi avevamo 1 metro di yogurt, adesso abbiamo chilometri di yogurt perché eravamo i ragazzini che mangiavano un po' di yogurt ieri e oggi lo usiamo come alimentazione abituale. Quindi l'iniziativa in sé ha questo grande, grandissimo contenuto educativo per cambiare. La grande verità, dicevo, un 50, 51% è un bel dato e ci mette sicuramente in posizioni notevoli. Però è poi difficile, come anche nelle imprese, crescere di quell'1%, 2%, 3% successivo. Il salto si fa e poi bisogna avere la forza, il coraggio, la costanza di portare avanti l'iniziativa. Noi sicuramente ci rendiamo disponibili fin da subito. Lo siamo stati nel momento in cui davamo insieme a un'altra catena piemontese il servizio di insacchettamento. Vennero aboliti i sacchetti di plastica degradabili per passare ai biodegradabili, un costo notevole. Li abbiamo fatti pagare per chi voleva il servizio, stiamo smantellandolo praticamente, perché la gente si abitui a riutilizzare la borsa di casa come si faceva una volta. Abbiamo deciso di dire consumate l'acqua del rubinetto, che è una perdita di vendite incredibile, l'acqua minerale è la vendita in assoluto, il prodotto che ha maggior vendita in assoluto di tutti i prodotti che vendiamo. Consumate l'acqua del rubinetto, perdiamo vendite su questo discorso, però consumare l'acqua del rubinetto vuol dire tutta una cultura dell'acqua, del risparmio dell'acqua, una cultura di non produrre plastica, una cultura di non fare imbottigliamento, di non far viaggiare su gomme tonnellate di merce che si spostano dall'altra parte. E diciamo, se proprio non volete consumare l'acqua del rubinetto, avete bisogno dell'acqua minerale, fonti vicine, perché è giusto anche per incrementare le produzioni territoriali, insomma, e rivalutizzare, adesso pari torto qui, le produzioni che si producono sul territorio piemontese. Non è una visione autarchica, ma noi abbiamo anche il problema di garantire, se Suor lo sa meglio di me, insomma, l'economia del nostro paese. Sui volantini abbiamo un grossissimo progetto per dematerializzare il volantino e per riuscire a realizzare il volantino informatizzato, tanto fra qualche anno sarà questa la strada. Le agenzie ci vengono incontro perché è anche il loro stesso vivere, no? Che li aiuterà così. E complessivamente, al di là del progetto che ha portato a un risparmio colossale, vado proprio molto brevemente, 220 tonnellate di carta in Nova Coop sui punti vendita che entravano nel progetto. Ma se ci pensiamo, 7.492.162 copie di volantini meno quest'anno in Piemonte, non solo su quel progetto, solo di Coop. 374 tonnellate di carta in meno negli ipermercati, 562.800 nei supermercati, per 28 tonnellate, 402 tonnellate di carta in meno quest'anno abbiamo risparmiato, no? Ricordava bene. L'assessore, rubo solo un secondo ancora, il discorso del fine sociale poi che si lega automaticamente a questo meccanismo, ha già detto tutto lui, nel senso che il progetto Buonfine che portiamo avanti da anni sui prodotti ancora commercializzabili, perché hanno la scatola ammaccata, un po' macchiata l'etichetta, eccetera, hanno prodotto una cosa che è eccezionale, dal punto di vista che a un certo punto, per tradurlo in un qualcosa di concreto, sono 202 tonnellate di merce in Nova Coop in Piemonte, 760.000 confezioni di prodotti quali pasta, riso, tonno, eccetera, rimesse sulle mense dei più bisognosi, 500.000 pasti che Coop ha riversato lì. Ma Coop non è disinteressata a questo. Mi veniva in mente mentre lei parlava il discorso economico. Tutto quello che non abbiamo messo nel riciclo non ha comportato lo smistamento delle merci e dei costi del personale, non ha comportato corsi in TARSU, adesso con la nuova sigla che ha, no? È tutto un risparmio economico anche per l'impresa in sé.
Quando anni fa mi venne l'idea, passando davanti a Beinasco, a mezzanotte, di vedere l'insegna accesa, dico: ma perché teniamo l'insegna accesa di notte? L'abbiamo spente quando si chiude il negozio, spegniamo l'insegna. La regione ci ha anche premiato per la campagna pubblicitaria che abbiamo fatto, ma ci ha seguito tutta la grande distribuzione. Si spengono le insegne, sono inutili di notte quelle insegne, ma è un risparmio per l'azienda oltre che un risparmio ecologico e sociale. Quindi coniugare le cose come le coniugava l'assessore, sicuramente ha detto una cosa, e poi ne ha detto una verissima. Quando io feci marketing, si parlava del marketing sociale. Philip Kotler, grande guru del marketing internazionale, ne parla dal 1976 e dintorni. Non è vero che stiamo facendo tutti il marketing sociale, ci sforziamo a farne un po' adesso, è meglio che lo facciamo davvero, perché ha una valenza economica colossale. Come si dice in scienza delle finanze, se ci sono esternalità negative, gli inquinamenti, eccetera, metti le multe e non ottieni niente, premi e ottieni qualcosa. Per le nostre imprese il premio è del fatto che risparmi un mucchio di quattrini, perché al momento in cui a un certo punto ho usato il 93% di carta riciclata e 7% di certificata, ho risparmiato boschi. Il momento in cui abbiamo prodotto 4,5 milioni negli ultimi 3 anni di kilowatt, e li abbiamo risparmiati mettendo i pannelli solari, riducendo un po' l'illuminazione, eccetera, sta risparmiando anche l'impresa, sta risparmiando la società. E concludo sempre un modo vecchio, come concludo da anni, ricordarci tutti che la società, aggiungerei a questo punto qui, al di là della nostra terra, ci è consegnata in prestito dai nostri figli, come diceva il vecchio indiano Navajo, e non in eredità dei nostri padri. E quindi dobbiamo lavorare in questo senso, perché sennò stiamo distruggendo la risorsa più importante che abbiamo, la terra, noi stessi. Quindi credo che l'iniziativa della Regione Piemonte, nel suo spazio, abbia messo in piedi un'iniziativa che non possiamo trascurare, non possiamo sganciare. Si continua sempre su questa cosa qua. Bisogna migliorarci ogni giorno, di quel poco, ma migliorarci ogni giorno. Scusate.